Buonasera e benvenuti a CoopTG, la rubrica quotidiana di Cooperative Italia che vi segnala le notizie principali dal mondo della cooperazione e dintorni. Sicuramente tanti di voi avranno sperimentato i cosiddetti home restaurant. Parliamo in molti casi di semplici famiglie che decidono di ospitare a cena delle persone, organizzando magari delle serate culinarie a tema e facendosi pagare. Si tratta di una delle tante piattaforme collaborative che sono nate in questi anni e che hanno riscosso anche tantissimo successo. In Italia, ad esempio, come riporta Confesercenti, gli home restaurant hanno fatturato quest'anno ben 7 milioni di euro e hanno coinvolto anche più di 300.000 persone. Il Parlamento ha deciso così di regolamentare il fenomeno per evitare che questa pratica diventasse una vera e propria attività professionale nascosta. In arrivo così una legge che impone innanzitutto a chi apre un home restaurant di presentare la dichiarazione di inizio di attività commerciale. Viene poi fissato un limite massimo di 500 pasti l'anno e di 5.000 euro di incasso per ogni abitazione. Chi vuole poi aprire un'attività di questo tipo dovrà obbligatoriamente iscriversi ad una piattaforma online e dovrà accettare solo pagamenti in formato elettronico. Da tanto tempo il dibattito pubblico non affronta più il tema dei fondi all'istruzione pubblica, ma siamo sicuri che il quadro generale sia migliorato rispetto a qualche anno fa? Uno studio della Commissione europea, che analizza i dati del 2014, ci mostra la situazione dell'educazione scolastica in tutta Europa. Viene evidenziato come nel 2014, nei paesi membri dell'Unione europea, ci sia stato un aumento dei fondi per l'istruzione dell'1,1%. Tra gli stati però che hanno visto dei tagli all'istruzione pubblica c'è proprio l'Italia, che tra l'altro fa registrare anche uno dei tassi di abbandono scolastico più alti d'Europa. Un altro problema dell'istruzione italiana ed europea è il livello di integrazione dei migranti. Circa il 30% dei nuovi arrivati sono under 18, quindi il processo di inclusione dovrebbe partire proprio dalle scuole. In realtà, secondo l'indagine della Commissione, il tasso di abbandono scolastico è di gran lunga più alto tra i migranti rispetto ai giovani del luogo, così come è più basso invece il tasso di raggiungimento di titoli accademici. In sostanza, al momento, il sistema di istruzione europeo non riesce ad esercitare la sua funzione inclusiva e socializzante. Tra le agevolazioni presenti nella legge di stabilità, ce ne sono diverse che potrebbero interessare le tante cooperative attive nel settore agroalimentare, ma che riguardano soprattutto i giovani che decidono di avviare un'impresa agricola. La finanziaria prevede l'esonero contributivo del 100% per i primi 3 anni di attività. La misura interessa tutti i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli di età inferiore ai 40 anni che dal 1 gennaio al 31 dicembre 2017 si iscrivono per la prima volta nella previdenza agricola. Dopo i primi 3 anni di attività, gli agricoltori potranno beneficiare di un esonero contributivo del 66% per 12 mesi e del 50% per i successivi 12 mesi. Vi segnaliamo adesso un bando indetto da Banca Etica e rivolto a quelle organizzazioni che propongono tecnologie innovative su welfare e sostenibilità. La commissione valutatrice sceglierà massimo 15 progetti. I vincitori potranno seguire un corso di reward crowdfunding e soprattutto riceveranno una donazione pari a massimo il 25% del budget stabilito per la realizzazione del progetto. Le organizzazioni selezionate, inoltre, potranno inserire il proprio progetto sulla piattaforma Produzioni dal Basso, dove dal 15 dicembre al 15 febbraio inizieranno la procedura di crowdfunding secondo la modalità del raccoglitutto. Potrete inviare la vostra candidatura entro il 27 novembre. Chiudiamo come sempre con gli appuntamenti. Domani a Roma, alle ore 14.30, inizierà un percorso di approfondimento sul welfare aziendale partecipato, curato da LegaCoop. Nel corso del primo appuntamento verranno presentate alcune esperienze di welfare aziendale a matrice cooperativa, cercando anche di comprendere come il welfare aziendale possa essere uno strumento di cooperazione e di partecipazione alla vita dell'impresa. Queste le notizie del giorno, che trovate come sempre sul nostro sito cooperativeitalia.it. Vi diamo appuntamento a domani.